Vi ricordate ragazzi la prova, la riprova del Poco F3? Sicuramente sì, secondo me, perché è stato uno dei video più apprezzati nell'ultimo periodo, visto che le riprove vi piacciono tantissime quando riusciamo a portarvi telefoni che magari costano 300-400 euro al lancio e dopo un anno costano la metà, a voi fa piacere e anche a me onestamente piace riprovare nel tempo e vedere come le aziende lavorano, appunto, lato aggiornamenti, lato supportare lo smartphone nel tempo. All'interno di quel video vi avevo raccontato di come ero veramente, ma veramente dispiaciuto di non poter andare a Milano perché ritardi, eccetera, eccetera, insomma, non ci sono più andato. Perché ragazzi, tutto non nasce a caso. Io col Poco F3 stavo andando a vedere alla presentazione stampa sotto embargo di questo smartphone che ho qua tra le mie mani, ovvero il Poco F4 GT. Vedete? Come vi dicevo, non tutto nasce a caso. Questo è uno smartphone che al primo impatto potrebbe sembrare un gaming phone, ma quando lo usi e quando lo capisci, secondo me, appunto ti rendi conto che è compatibile veramente con tutte le persone, anche chi non gioca. E vi racconto, soprattutto in questo video, il perché, ragazzi, mettetevi comodi, lasciate un like qua sotto al filmato se ci volete supportare, condividete il video e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ma ovvia, oh, ce l'ho fatta. Ragazzi, i dettagli sono le parti principali di questo smartphone. Allora, lo capiamo da subito. Intanto, batteria. 4700 mAh divisa in due celle, con la possibilità di ricaricarlo, lo smartphone, a 120 watt. Quindi guardate il connettore che c'è in confezione, ma secondo me poco fa una figata. Eccolo qua. Vedete questa estremità, ovvero la parte Type-C che va incastrata nello smartphone, visto che è pensato per un pubblico gaming, ma non solo, ecco, vedete? Si aggancia lo smartphone così in modo tale che voi potete tranquillamente continuare a giocare e potete tranquillamente ricaricare appunto il vostro telefono con il connettore a 120 watt. Ma non solo, siete un pubblico che non gioca, ma che magari guarda tanti film o tante serie TV su Netflix, guardate, voi tranquillamente potete continuare a guardare la vostra serie con il connettore che non batte e non dà fastidio. Ecco, questo cavo, intanto vabbè, è lunghissimo, diventerà il mio connettore quando vado fuori, quindi se vi riprendete questo smartphone sappiate che questo cavetto non ci sarà nella confezione. 120 watt, ragazzi. Oltre all'autonomia dello smartphone, che è secondo me performante perché sono riuscito ad arrivare sempre a sera senza nessun tipo di problema, con addirittura 7 ore e mezzo di schermo attivo quando l'ho utilizzato più in wifi rispetto al 5G, ma ragazzi, non c'è assolutamente problema con l'autonomia del prodotto. Continuo con l'attenzione ai dettagli in questo smartphone. Guardate gli speaker, l'audio è stereo, ma veramente il design è pazzesco. A me piace veramente, veramente un botto. Sensore a raggi infrarossi, nonché trigger a scomparsa, lo sentite? È l'audio di quando faccio uscire i trigger a scomparsa su questo smartphone nella scocca laterale destra. Che cosa sono? Banalmente dei pulsanti a scomparsa che all'occorrenza possono o farci giocare al meglio, ad esempio mira spara, non lo so, volete dare qualche funzione, ma attenzione, non sono solo dei trigger per giocare, ma possono diventare dei tasti aggiuntivi per dare delle funzioni allo smartphone, come attivare o disattivare la torcia, aprire la fotocamera, aprire il video. Potete fare quello che volete all'interno del menu contestuale. Vedete perché vi dicevo all'inizio, potrebbe essere uno smartphone gaming all'occorrenza, ma in realtà alla fine è veramente pensato per tutti. Altra cosa che mi è piaciuta, sempre lungo la scocca nella parte destra, tasto di accensione condiviso con l'impronta digitale. Nella parte posteriore poi ci sono due dettagli molto fighi secondo me. Uno mi ricorda Snuggle, ti saluto Franci, ed è il simbolino del flash fatto in maniera differente. Ecco, mi ricorda un po' il logo di Snuggle, però a parte questo, apprezzatissimo poi secondo me il fatto che nella parte retro, quindi vicino alle fotocamere, si illumina il tutto quando andiamo ad attaccarlo a una fonte di corrente. Beh, lo smartphone ragazzi gira molto fluido, no? MIUI 13, abbiamo lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi avete tutta la potenza che volete su questo prodotto.
La MIUI fa girare il tutto in maniera fluida, senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di impuntamento. 120 Hz, buonissimo il pannello, AMOLED, si vede benissimo sotto luce retta del sole. A Roma, insieme a Gabri, abbiamo veramente visto la differenza tra uno smartphone come Honor X8, IPS LCD che fa molta fatica sotto luce retta del sole, e questo. Questo in confronto, ragazzi, veramente era un faro. Però ci mancherebbe, la categoria, secondo me, è tutta un'altra storia. Mi è piaciuto molto il feedback delle vibrazioni su questo smartphone, preciso, veramente affidabile. Poi tra l'altro può essere settato tramite le impostazioni, perché per chi ama il gaming, in questo caso, sapete bene che ci sono feedback e feedback per quanto riguarda la vibrazione. Qui potete settare davvero tutto. Per chi usa questo smartphone a 360 gradi, e quindi sto parlando a quegli utenti che magari chiamano tanto con il telefono o ascoltano molti vocali, allora c'è sempre l'algoritmo, quindi non c'è un sensore fisico su questo smartphone. Sì, so bene che costa 10 centesimi, tutto quello che volete. Devo dire che però mi ha dato problemi forse due volte da quando l'ho utilizzato, in circa 2 settimane. Quindi gli audio sono sempre andati in capsula nella maniera giusta, tranne appunto, come vi dicevo, 2 volte che ero un pochino più spostato, e siamo sempre ai soliti discorsi. Quindi non mi voglio dilungare più di tanto, segnalo. Sono d'accordo con voi, ragazzi, non sto dicendo che un sensore da 10 centesimi, come dite voi, potrebbe veramente far sì che questo smartphone, come tutti gli altri, vadano a un livello successivo. Lo so. Prima o poi si stancheranno, cavolo, prima o poi ci daranno ascolto. Ne sono convinto. Come sono anche convinto che tanti di voi mi scrivete e mi dite: io non ho assolutamente problemi. È molto situazionale, secondo me, è molto personale questa situazione. Appunto, scusate il gioco di parole. Attenzione a quando acquistate lo smartphone, potete scegliere due varianti, come nel mio caso 12256 oppure 828, dipende un po' quanto è il vostro budget e soprattutto quanto volete utilizzare di memoria all'interno dello smartphone. Comunque le memorie sono molto veloci e molto rapide. Altra cosa, le fotocamere nella parte posteriore. Abbiamo un sensore da 64 megapixel, oramai strarodato, funziona bene e non ho da segnalarvi niente di negativo. 8 megapixel per quanto riguarda la grandangolare, 20 megapixel la fotocamera frontale che appunto scatta i selfie, una 2 megapixel per quanto riguarda le foto macro che personalmente non ho quasi mai utilizzato, e poi video 4K 30 o 60 fps a scelta vostra. Diciamo che questo smartphone è veramente completo in tutto e per tutto, che vuol portarvi comunque buone foto e buoni video, ma non è quello, secondo me, il focus specifico. Vi ripeto che comunque non è che non faccia buone foto e buoni video, e adesso li vedrete da voi. Capitolo prezzo, 599-699, ma con Early Bird, ragazzi, di 100 euro meno. Cioè, 499 la variante 828. Signori, se non è un flagship killer questo, con tutte le funzioni che avete visto, e tutto anche il design, l'estetica, la cura dei dettagli, vi dicevo, la 120 watt, il connettore, i trigger, cioè questo è veramente un telefono completo, che a questo prezzo siete delle fave se non lo comprate. Ma scusatemi il termine. Se state cercando un vero smartphone, un flagship, con i controcoglioni, questo è il telefono da comprare oggi, senza se e senza ma. Però, come sempre, vi aspetto qua sotto nel box dei commenti, perché voglio, a prescindere, conoscere la vostra opinione, la vostra impressione, sempre sovrana, qua su smart.it, e noi, come di consueto, ci sentiamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!